Esiste una strategia, e se esiste, qual è, per far crollare una personalità come quella di Sabrina? Lei che l'ha ascoltata tante volte, che l'ha Ripeto, studiata. sicuramente non è Michele Misseri, insomma. Io poi, ripeto, sono d'accordo con l'avvocato, non credo che Misseri sia crollato, credo che Misseri fosse semplicemente pronto e ha trovato gli interlocutori giusti, con l'approccio giusto per aiutarlo a tirar fuori qualcosa che è evidente che per lui è estremamente complesso da elaborare, anche perché, ripeto, ha bisogno sicuramente di altro tempo e probabilmente anche di altra solitudine, di concentrazione all'interno del carcere per poter trovare la forza dentro di sé. Per raccontare anche altro, io credo che Misseri abbia ancora delle cose importanti da dire. Questa è una mia personale convinzione, vedremo se i fatti mi daranno ragione. Ma Ci sarebbero queste rivelazioni clamorose date alla vedremo figlia che Valentina. succederà. Consideriamo che abbiamo a che fare con una persona che per tantissimi anni comunque ha avuto un ruolo subalterno all'interno di un clima familiare dove lui obiettivamente le decisioni non le prendeva, ma eseguiva quelle degli altri. Quindi su questo io spero che ci siano valutazioni anche abbastanza importanti da parte degli inquirenti. Va un po' più tutelato sotto il profilo psicologico un soggetto con queste caratteristiche per far sì che sia effettivamente genuino quello che possa poi eventualmente aggiungere a ciò che ha detto fino ad oggi. Ma è evidente che il profilo psicologico di Sabrina Misseri è completamente diverso. Se il quadro è questo di una sua responsabilità diretta nella fase omicidiaria della piccola Sara, questo tipo di soggetto crolla solo davanti a dati oggettivi molto importanti, solo davanti al dato di realtà. Alla prova, alla pistola fumante in qualche modo, Che non questo può tipo di essere la soggetti. dichiarazione forte del padre, No, non può insomma. essere la dichiarazione del padre, e francamente in questo momento io ho un confronto diretto tra i due, che peraltro insomma lo eviterei come la peste, Brava. insomma.